Parentela al posto di Gagnarli. Prego. Grazie Presidente. Le mozioni che ci apprestiamo a votare si inseriscono in un momento fondamentale. In Parlamento affrontiamo la riforma della scuola, che avrebbe potuto essere un'occasione importante per promuovere in maniera concreta l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, attraverso percorsi rivolti ad alunni e docenti inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori, andando così a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione dell'obesità infantile. Fuori abbiamo l'Expo, dove, mettendo per un attimo da parte gli scandali, la corruzione, lo spreco di denaro, si dovrebbe parlare di cibo, alimentazione, di come nutrire il mondo e quindi anche i nostri bambini. Sì, se ne parla, ma il tutto sotto gli sponsor invadenti di Coca-Cola e McDonald's, considerati i principali soggetti responsabili di un modello alimentare scorretto e sicuramente non in contrasto, sicuramente in contrasto con lo spirito dell'evento. È così che si vuole tenere fede a quanto scritto nella Carta di Milano? Leggo testualmente dalla Carta di Milano: una corretta educazione alimentare a partire dall'infanzia è fondamentale per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita. Ci impegniamo a promuovere l'educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita consapevole delle nuove generazioni. Oppure, parliamoci chiaro, di fronte ai soldi degli sponsor non vale più l'impegno e il principio di sana alimentazione e di una corretta educazione dei bambini. Sembra proprio di sì, perché ovviamente cosa succede nel frattempo? Succede che l'assessore regionale all'istruzione della Lombardia arriva addirittura a promuovere le visite degli studenti ad Expo offrendo uno sconto del 50% o un gelato gratis dopo l'acquisto del menù della McDonald's. E per non parlare poi su questo argomento, noi abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare e abbiamo anche interrogato i ministri competenti per quanto riguarda il famoso spot della McDonald's, lo spot scorretto di questa multinazionale che discrimina una delle nostre eccellenze, ovvero la pizza. Discrimina anche la categoria dei pizzaioli. Induce in errore sulle corrette abitudini alimentari dei bambini, abusa dei naturali sentimenti dei genitori verso i figli e gioca sulla naturale credulità e mancanza di esperienza dei più piccoli in materia alimentare. In tutti i paesi occidentali, compresa l'Italia, aumentano i problemi legati alla cattiva alimentazione e alla poca attività fisica che colpiscono i bambini sin dai primi anni di vita. I dati dell'anno scorso, diramati dal Sistema di Sorveglianza Nazionale del Ministero della Salute, ci certificano che è calato, dopo 10 anni di vertiginoso aumento, il sovrappeso e l'obesità tra i bambini. Ma l'Italia resta, insieme a Cipro, maglia nera in Europa. I bambini in sovrappeso sono infatti il 20,9%, mentre i bambini obesi sono il 9,8%. Dietro il rapporto sbagliato con il cibo e con il proprio corpo, c'è da dire che si nascondono conoscenze errate o abitudini sbagliate dai genitori stessi. Basti pensare che il 21% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta o verdura, ma quasi la metà dei bambini consumano abitualmente bevande zuccherate o gassate. Solo il 16% pratica sport, un'ora a settimana o meno, ma il 36% guarda la TV e gioca con i videogiochi per più di 2 ore al giorno. Ma lo stile di vita scorretto, l'assenza di attività fisica, gli errori alimentari hanno portato all'incremento di una serie di patologie tipiche della nostra epoca, come l'obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari e l'ipertensione arteriosa. È per questo che educare ad un'alimentazione corretta fin dall'infanzia è fondamentale. Naturalmente la scuola non si deve limitare ad insegnare in teoria la corretta alimentazione, né può affidare questo importante compito solo alla campagna europea Frutta nelle scuole, nata con l'ottima finalità di incentivare il consumo di frutta e verdura nelle scuole, ma che finora si è tradotta in proteste dei genitori e risultati deludenti legati alla modalità di distribuzione e gestione della frutta. Programma rifinanziato anche per l'anno scolastico 2015-2016 con 26,9 milioni di euro e ci auguriamo che questa volta vengano spesi meglio questi soldi e che si abbia anche più chiarezza nei risultati ottenuti. Abbiamo proposto di prevedere l'applicazione a livello nazionale di standard nutrizionali minimi per i cibi somministrati alle mense scolastiche ed erogati attraverso distributori automatici. Basta con queste bibite e merendine ipercaloriche nei distributori, soprattutto quelli presenti nelle scuole. Bisogna inoltre considerare che il consumo di alimenti di origine animale,
legato al modello culturale ed economico nei paesi industrializzati, è destinato a crescere, con implicazioni sulla salute e quindi anche sulla spesa sanitaria e sull'ambiente. Dagli anni 60, infatti, l'Italia ha visto quasi triplicare i propri consumi di carne, contrariamente alle raccomandazioni delle linee guida internazionali sulla salute. Per questo motivo abbiamo chiesto di indirizzare le scelte alimentari nelle mense scolastiche di tutti i livelli e gradi, garantendo sempre un'adeguata disponibilità di menù privi di qualsiasi alimento di origine animale. Io voglio sottolineare, sono 7 milioni i cittadini che hanno scelto di eliminare oggi nel nostro paese, di eliminare dalla propria alimentazione alimenti di origine animale. Parliamo di una popolazione che è in continua crescita, quindi bisogna garantire questo diritto anche a loro e soprattutto a tutti. Visto che si parla di educazione alimentare e di bambini, non possono non venirci in mente tutte quelle merendine, biscotti, snack, creme spalmabili, e quindi diamo una voce ad una petizione che finora ha raccolto 130.000 firme per dire stop all'olio di palma. Dal 13 dicembre milioni di consumatori italiani ed europei hanno scoperto la sua presenza di un ingrediente, di questo ingrediente, in migliaia di prodotti alimentari, fino ad oggi camuffata dietro la scritta in etichetta oli e grassi vegetali. Qui voglio aprire una piccola parentesi, Presidente, a proposito di etichette. Ma quando si decide questo governo a mantenere l'obbligatorietà in etichetta di inserire appunto lo stabilimento di produzione? Volete farci sapere da dove vengono i prodotti che finiscono ogni giorno sui nostri piatti oppure no? Chiusa parentesi, l'ampio utilizzo dell'olio di palma è dovuto sia al costo estremamente basso, sia al fatto di avere caratteristiche simili al burro, ma l'olio di palma viene utilizzato dalla maggior parte delle aziende alimentari perché costa poco e si presta quindi a molti utilizzi. La sua produzione inoltre è correlata alla rapina delle terre e alla deforestazione in aree boschive, alla devastazione degli habitat naturali per lasciare spazio alle monoculture come quelle della palma da olio. Queste operazioni comportano gravi violazioni dei diritti umani, l'eliminazione della sovranità alimentare e la riduzione della biodiversità, alla faccia della Carta di Milano. Secondo molti nutrizionisti, inoltre, l'assunzione giornaliera di dosi elevate di questo ingrediente, l'olio di palma, può risultare dannosa per la salute a causa della presenza dei grassi saturi. E visto che l'olio di palma si trova nella maggior parte degli alimenti trasformati, soprattutto in quelli più consumati dai giovani, dovremmo cercare di limitarne l'assunzione, soprattutto nei bambini che sono i più esposti. Pertanto, con le regioni e le province autonome, proponiamo di escludere dagli appalti delle mense pubbliche, di istituti scolastici, nonché dei distributori automatici in esso collocati. Le ditte fornitrici di prodotti a base di olio di palma, appunto, riteniamo appunto di escluderli dagli appalti. Riteniamo perciò vergognoso che il governo non abbia accolto questo nostro impegno nella mozione. Anche l'industria alimentare in questo scenario può svolgere un ruolo attivo nel contrastare l'insorgere dell'obesità, riducendo i grassi, gli zuccheri e i sali negli alimenti, ed anche prevedendo un marketing responsabile, con un'attenzione particolare verso i bambini e gli adolescenti. Le forme di marketing alimentare rivolte ai bambini sono molto diffuse a livello planetario. La pubblicità televisiva in particolare influenza moltissimo i bambini nelle preferenze alimentari, non solo come consumatori da blandire ed educare, ma anche come canale tra il mercato del consumo e la famiglia. In Italia né il codice di autoregolamentazione TV e minori, né la legge numero 122 del 98, né la successiva legge Gasparri, né il recente codice di consumo hanno dettato disposizioni specificamente rivolte alla regolamentazione della pubblicità di prodotti alimentari. Infatti, i citati provvedimenti legislativi autoregolamentari non si sono mai preoccupati dei danni derivanti dalla proposizione mediatica di modelli alimentari scorretti, nella convinzione che fosse sufficiente tutelare i bambini e adolescenti dagli spot, dai prodotti da fumo e dagli alcolici. Pertanto si fa riferimento alle normative comunitarie che definiscono semplicemente parametri minimi, come il divieto di inserire la pubblicità nei programmi di cartoni animati.
Nel nostro paese, tuttavia, si sono riscontrati numerosi casi di violazione evidente, di violazione evidente di tali disposizioni comunitarie, come il passaggio di spot durante la trasmissione di cartoni animati, la pubblicizzazione di birra o bevande analcoliche energetiche con alto tenore di caffeina nella fascia protetta. Per questo è importante introdurre norme più restrittive applicate al marketing alimentare rivolto ai bambini, comprese le pubblicità inserite all'interno di trasmissioni esclusivamente dedicate ai minori, prendendo come esempio, perché ci sono molti esempi nel mondo, come in Australia, Olanda, Svezia, nonché promuovendo campagne di sensibilizzazione per mezzo di specifici spot per educare ad una sana alimentazione. Vorrei ricordare, finisco Presidente, che molti degli impegni presenti nelle mozioni, oggi in votazione, sono già stati approvati un anno fa, con le mozioni sullo spreco alimentare. Malgrado questo, e malgrado sappiamo che molti degli impegni sono belle parole che difficilmente si trasformeranno in fatti, voteremo lo stesso a favore di tutte le mozioni presentate. Ora il Governo faccia la sua parte e torni a ricoprire il suo vero ruolo, che è quello esecutivo. Il Governo esegua ciò che chiede da tempo il Parlamento italiano. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Gadda.